Con la costituzione delle parti e l'ammissione dei mezzi di prova si è tenuto stamani presso la terza sezione penale del Tribunale di Salerno il processo per il presunto stupro di gruppo ai danni della soubrette Sara Tommasi. La violenza subita risalirebbe al momento in cui la showgirl ha preso parte al film hard Confessioni private, girato in un agriturismo di Buccino. Secondo l'accusa, la Tommasi avrebbe interpretato le scene in condizioni di disagio psicologico e sotto l'effetto di droghe. Intanto nella lista testi dell'accusa compare anche il nome di Silvio Berlusconi, la cui presenza in aula è prevista per il prossimo 10 aprile. Berlusconi infatti sarebbe persona informata sui fatti in quanto la soubrette frequentava le sue cene eleganti ad Arcore. Avvocato, Sara Tommasi torna a Salerno dopo la denuncia dello scorso anno. Cosa si aspetta da questo processo? Il ripristino di una situazione di giustizia, perché qui si è assistita ad una violazione di diritti fondamentali sotto gli occhi di tutti a lungo. Non siamo riusciti ad attivare la Procura della Repubblica di Roma, incredibilmente, per il primo film. Presenteremo ora, riguardo a quello, la denuncia a Milano. Quindi che cosa ci si aspetta? Ci si aspetta che dei comportamenti delittuosi siano inquadrati in quanto tali, e non certo per una questione di personale accanimento contro qualcuno, anche perché chi li pensa, francamente, ma perché è stato uno scandalo terribile che l'intera Italia abbia assistito a questa cosa e che nessuno abbiamo assunto fin quando non siamo riusciti, fin quando, presentata la denuncia qui a Salerno, la Procura di Salerno, diversamente da quella di Roma, è intervenuta ed è iniziato questo processo, che è importante da un punto di vista morale, perché insomma qua pareva che che esercitare violenza, sfruttare, somministrare sostanze stupefacenti fosse una cosa quasi morale, quasi normale. Cosa accadde in quel periodo in cui soggiornò a Buccino? Non mi ricordo. Vabbè, ma poi su cose pure attinenti al processo che è meglio non... Volevo dire che Sara è difesa come parte civile dall'avvocato Campana, perché io sono stato il denunziante. Però la difesa ora dall'avvocato Saverio Campana in sede qui civile. Di cosa si sta occupando in questo periodo dal punto di vista lavorativo? Vabbè, lei si riposa in attesa poi di un momento in cui... Ora emozionalmente provato. Cosa ha provato in quell'aula di giustizia? Sì, perché rivedere De Vincenzo mi fa male. Mi leva la parola.